Ciao Alberto. Ciao a tutti, buongiorno. Io mi presento innanzitutto con un video per anticipare vari discorsi. Grazie. Bloccato immediatamente dal numero 99 De Angelis. Io ho sempre giocato a football americano in Serie A. Norberto ha iniziato a Parma e poi è stato un pilastro nel Cime in Milano, poi da lì si è distinto ancora di più portando lustro alla nostra nazionale, campione d'Europa, ha partecipato e vinto dei trofei di grandissimo prestigio. Io presi la decisione, andai in Africa per fare del volontariato. Dopo un mese e mezzo ho avuto l'incidente laggiù in Africa e mi sono svegliato in Italia. Quando ti trovi su un letto in ospedale dopo un coma, pensi che tante cose debbano cambiare. Mi dispiace, Norberto. Tu non camminerai più. Mi sono ributtato in gioco e ho riprovato con uno sport aerobico che è l'handbike. Mi sono illuminato quando ho visto il film Forrest Gump, quando rompe le stampelle i tutori e comincia a correre e non si ferma più. Nulla era impossibile per Norberto. Poi una grandissima sfida. La traversata in solitaria dell'America. Norberto, te la sentiresti di tornare in Africa e di ripercorrere in handbike i luoghi del tuo incidente? Ok. Siwezi kumzunguka kama mkanda unavyozunguka Roxy. Karibu nolewa nawe si mmoja wapo kwenye yangu harusi. Hata kama unafosi sia zangu ni kupende bado sio sababu ya kunifanya ni msahau yule ambaye chaguo langu hivi awoni aibu sababu rafiki wa mume wangu taraji. Norberto, non è facile, no, trovare le parole per cominciare, perché, voglio dire, il video parla abbastanza chiaro. Qui davanti abbiamo un guerriero, uno di quelli che non si arrendono. Lo dimostrano le tue avventure, no? Già 3.800 chilometri, un costo in America, una cosa importante. Forse anche queste braccia testimoniano, voglio dire, il tuo coraggio e la tua passione.
Nell'87 campione europeo di football americano con la nazionale ad Helsinki, corretto? Sì. Poi in Tanzania è successo un incidente e da lì la tua vita, diciamo, è cambiata. Sì, sono andato in Tanzania per fare questa esperienza di volontariato e mi sono ritrovato per cercare anche delle risposte. Mi sono trovato con una situazione, una postura diversa, però è la vita. La vita. E lì cosa hai deciso di fare? Di non arrenderti senz'altro, no? Ma è una cosa che viene naturale. Anche l'operaio che non arriva a fine mese perché non mantiene una famiglia decide di non arrendersi. Quindi in maniera onesta tirare avanti. Io ho sempre fatto sport, ho vissuto sempre di sport e ho sfruttato lo sport per portare messaggi educativi, prima a me, per venire fuori dal mio guscio e poi anche per le persone. Bene. Infatti in Tanzania poi, se non sbaglio, i Masai hanno visto in te un vero e proprio guerriero, giusto? Mi piace raccontare questo aneddoto perché ti hanno regalato una lancia, che è un simbolo di potere quasi. Sì, sono arrivato in un villaggio Masai e mi hanno accolto la festa Masai con costumi locali, mi hanno detto: tu ci hai insegnato come si combatte nella vita, mi hanno regalato questa lancia, questo scudo, e fai con questa lancia potrei continuare a farlo, e mi hanno fatto diventare un loro guerriero Masai. E ti sei calato bene nella parte, evidentemente. Ma l'anno scorso sei ritornato e hai percorso 800 chilometri su una handbike adattata per le strade africane, quelle strade dove tu avevi già percorso, no? Quelle le stesse strade del mio incidente che dal villaggio di Matembwe, dove io vivevo 22 anni fa, fino alla capitale Dar es Salaam, che era il percorso che io ho fatto all'epoca dove ho avuto l'incidente. E in una mattina ho anche attraversato la curva stessa dove io ho fatto l'incidente, che la persona che era con me mi ha detto: ti ricorda niente qua? E io ho fatto: no, dove, cosa c'è? Fa quella curva lì dove hai avuto l'incidente. Per me era, essendo stato in coma, era tutto lo zero assoluto, emozioni zero. Hai esorcizzato comunque il momento. E a proposito di esorcismi, no? Cioè, che cosa volevi portare? Perché sappiamo che l'Africa è un paese complicato. Allora, e quindi anche la disabilità. L'Africa è un paese complicato e bisogna entrare un po' nelle loro culture per capire certi equilibri. E io sono andato giù, non ho portato soldi, non ho portato attrezzature, io ho portato un messaggio di conoscenza, nel senso che i disabili in Africa sono i poveri dei poveri, perché chi nasce disabile è un reietto della società e vengono abbandonati, vengono, anzitutto non ci sono disabili fisici perché non ci sono le medicine, non c'è la chirurgia, sono quasi tutti disabili sensoriali o traumatici o malattie, ecco, malattie. E io ho conosciuto dei ragazzini che mangiavano come gli animali, come le galline, che beccavano per terra il mangiare perché vivevano nel pollaio con le capre, quindi erano pieni di vermi, di decubiti, e non parlavano perché è una madre che partorisce un bambino disabile, vuol dire che in un'altra vita aveva peccato e viene punita, e viene abbandonata dalla famiglia e dalla società. E quindi, e molti disabili, innanzitutto in Africa, nell'interno africano, perché nelle città è incominciata un po' a cambiare le cose, vengono cercati, catturati e uccisi. Perché vanno dallo stregone e lo stregone dice: per avere buona sorte seppellisci un pezzo di disabile, un braccio, ma questo a maggior ragione negli albini, perché gli albini, essendo bianchi, che non hanno disabilità, però hanno un colore diverso, certo, non hanno la melanina, loro vengono cercati, uccisi, perché l'albino rappresenta il bianco rappresenta potere e ricchezza. Quindi uccidere un bambino albino vuol dire diventare ricco, avere un futuro ricco nella loro cultura. E io gli ho portato un messaggio di conoscenza, perché tutti noi, vivendo, ad esempio, un pilota di macchine da corsa, abituato ad andare via ai 300 all'ora, non ha paura dei 300 all'ora. Una persona che è abituata ad andare via in bicicletta agli 80 all'ora, quando va via ai 300 all'ora, si terrorizza. Però se una cosa la conosci, diventa normalità. E loro dicevano ai disabili: fatevi vedere, fatevi conoscere. Io stesso ho portato questa testimonianza in prima persona e io per loro ero un qualcosa di molto strano, perché per loro non esistono i disabili bianchi, perché i bianchi hanno i soldi, con i soldi possono comprare le medicine per curarsi, che non era esattamente quello. Però questo messaggio di conoscenza, perché man mano che le persone conoscono questi problemi diventano, le persone diventano normali, quindi il messaggio di conoscenza porta alla normalità. E ho conosciuto anche una famiglia fantastica di Bologna che nella cittadina di Ringa,
aveva creato una casa di disabili dove loro si prendevano cura di questi ragazzi disabili, cercavano di fare l'ABC della riabilitazione, almeno avevano un pasto garantito al giorno, e questa qua era la casa maledetta per la gente del posto. Infatti non ci andavano i ladri, perché avevano paura, perché lì curavano i disabili, quindi un posto maledetto. Poi col tempo hanno imparato e visto che allora, tanto maledetto non era, anzi c'erano anche due soldini rispetto alla loro realtà, hanno cominciato. Però tutto il personale di quella casa lì era tutto femmine, non c'era nessun uomo che prestava servizio, anche la sicurezza. Incredibile. Tu hai mai avuto qualche tipo di problema nel tuo percorso, qualche incidente particolare, qualcuno che ti ha aggredito o qualcosa di simile? No, assolutamente no. Io, a parte che eravamo un'equipe, io ero diventato un po' l'eroe africano, ero tutti i giorni sul loro telegiornale, tutti i giorni sul giornale, e quando passavano mi riconoscevano, mi salutavano, perché il bianco per loro è potere, rimane un potere, anche se ero una persona potente con una deambulazione diversa, però è una cosa, assolutamente mi hanno sempre steso un tappeto rosso, anche quando abbiamo passato l'unico problema, abbiamo avuto un po' con i parchi nazionali, perché lì ci sono gli animali, e a parte che io ho avuto anche la fortuna di avere un metro da me un leone che aveva già mangiato, non gli fregava niente. Direi che è proprio una buona fortuna. No, era un maschio, perché la femmina è un problema, ma il maschio che ha mangiato è il vero re della foresta, non fa niente, sta lì sdraiato, non si muove. Anzi, in 4 ore si era spostato di mezzo metro perché la pianta aveva spostato l'ombra. Com'è che questa cosa capita anche agli umani, no? Di stare sul divano e dire... Sì, sì, in quel modo lì... No, problemi proprio di nessun genere, se non il problema di essere disabile, perché io ho vissuto l'Africa da persona normale ed era e poi da persona disabile non ci sono i bagni, non ci sono i servizi, non c'è l'acqua, certo. Il problema della dissenteria, il problema lì cosa fai? Vai come gli altri dietro un cespuglio? Vai, i bagni non ci sono, non ci sono le strutture. Me lo sono chiesto. Io nel dubbio non mangiavo e non bevevo. E sei dimagrito, infatti. Là, fortunatamente, ero dimagrito. Magari ci devo tornare qualche volta più spesso. Però là ero dimagrito, non bevevo, a meno che non vedevo le bottiglie confezionate che aprivo o non vedevo cucinare la roba cotta in un certo modo. E mentre gli altri mangiavano magari nei baretti tutti, che i miei compagni di viaggio hanno avuto tutti i problemi intestinali. Io l'ho scampato quel problema, anche perché cosa fai? Dietro un cespuglio. E poi, anche se succede un patatrac, dove ti pulisci? Allora, nel dubbio, ero terrorizzato. No? Non può, allora, non può essere. Rimaniamo in campana. Anche se rimanevo, non è che sono a aver vicino un Masai, non è che ti passa un negozio di profumeria, no. No, è una cosa un po' particolare, però è stata un'esperienza assolutamente, il messaggio è arrivato perché... Questo ti volevo chiedere, infatti, pensi che questa cosa sia arrivata veramente nel cuore delle persone, sei riuscito a vedere concretamente qualcosa di... sono usciti dalle loro capanne, voglio dire. Molto, sono molto usciti e soprattutto molte persone normotate erano... ascoltavano quello che io dicevo, mi vedevano e ho visto molti di loro piangere perché gli abbiamo scosso gli abbiamo toccato dei tasti che tra loro erano inavvicinabili, come la nostra guida africana. Poi mi hanno fatto 2 centri a nome mio nome e un ragazzino di una scuola di sordomuti in Giombe, una volta parlando con l'interprete LIS, perché ogni posto ha un interprete particolare, questo ragazzo aveva 12 anni, ha colpito il punto della situazione dicendo: oggi ho capito che se domani mi impegno forse ce la potrò fare anch'io. E lui aveva colto il motivo, perché non so se conoscete un aforismo molto particolare di un ragazzo che va in riva al mare durante una mareggiata, vede tante stelle marine morte, che stavano per morire, no, per la mareggiata. E un vecchio gli chiede: cosa fai? Butti in acqua una stella marina? Guarda, ci sono tante stelle marine, non le puoi salvare tutte. E lui, quel ragazzo qua, gli ha detto: no, non le posso salvare tutte, ma questo gli cambia la vita, e l'ha lanciato in acqua. Fantastico. E questo qua è il messaggio che è arrivato con questo ragazzo. Se anche il nostro messaggio è arrivato a una persona che ne viene fuori, è un successo. Missione compiuta, sì. Giusto? Che penso è esattamente il titolo di questo tuo intervento. Perché di fatto tu sei un combattente, ma hai deciso di portare avanti questa missione. E quali altre avventure o idee ti girano per la testa? Perché tu non sei capace di stare fermo, questo lo abbiamo capito, no?
Adesso è una cosa strana, perché ho fatto la traversata dell'America, ho fatto questa traversata dell'Africa, sono due cose uniche, e le persone si aspettano sempre un qualcosa del dopo. Ho già fatto due cose uniche. State calmo, giusto? Fatemi riposare. Fatele voi, una ogni tanto. No, tra l'altro... Però... Grazie. Sì, ho un messaggio, perché... Io ho sempre usato lo sport, ho anche giocato a Bolzano tanti anni fa, io ho sempre usato lo sport come, come un lavoro, e uso adesso il messaggio di sport per portare un benessere, nel senso mens sana in corpore sano, e lo sport non è una medaglia, lo sport è vivere bene in maniera salutare. Questa è una cosa meravigliosa, è un messaggio che in pochi purtroppo si portano presso. Senti, tu una volta hai detto che il cervello si nutre di quello che riceve e il cuore di quello che dà. È una bella frase, però l'hai fatta quasi diventare un tuo motto, no? È una cosa che senti. Il cervello, certo che si nutre di quello che riceve, perché la gente per acculturarsi deve leggere, deve nutrire il cervello. Però a livello emotivo uno è molto più soddisfatto di se offri un qualcosa a un qualcuno, gli dai una chance, che non che riceverla. E questo, molte volte le persone preferiscono regare un dono, ma non un dono materiale, un dono emotivo. Più che riceverlo, perché io sono così, sto bene, ormai lo capiamo. E quindi a volte, se in certe condizioni si riesce a dare un messaggio costruttivo ad altri, ben venga. Bene. Norberto, un'ultima battuta. Tu sei stato nominato ambasciatore di Parma all'estero. Tanti sono i titoli o, come dire, un po' le referenze che ti danno, no? È così, cioè di fatto mi sembra che ci sia anche qualcos'altro, no? Che in questi giorni sia accaduto. Sì, mi hanno fatto ambasciatore di Parma nel mondo, le amministrazioni comunali di Parma, e anche il sindaco Pizzarotti, il sindaco abbastanza discusso, quest'anno mi ha dato la benemerenza della città di Parma come persona, perché erano società, ero insieme al Prosciutto di Parma, al Teatro Bravo, Reggio, così. Infatti. Io ero un privato per il messaggio che ho portato in giro, ed è stato un messaggio apolitico, e questa è una cosa che a me piace. Fantastico. Oggi si incontra il Prosciutto di Parma con il Teroldego, abbiamo raccontato una storia fantastica. Norberto, sei un esempio per tutti. Davvero grazie di cuore a Norberto De Angelis. Ciao.